Buongiorno a tutti, oggi parliamo di fibre amiche dell'intestino e della salute, che ci aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e a controllare la glicemia, utilissime per migliorare l'assorbimento di minerali preziosi come il calcio ed il magnesio, e utili anche per attenuare eventuali intolleranze alimentari come l'intolleranza al lattosio. Le stesse fibre ci aiutano anche a proteggerci da malattie molto gravi come il cancro al colon retto e favoriscono la crescita di una flora batterica intestinale amica che ci protegge dall'eccessiva crescita della flora patogena che può causare disturbi a livello gastrointestinale come gastroenteriti, comunemente chiamate influenza intestinale, ma anche in altre sedi come le infezioni del tratto genito urinario. In poche parole parliamo di fibre prebiotiche e della loro rappresentante più significativa, chiamata inulina. Che cos'è l'inulina? L'inulina è un polisaccaride di riserva tipico del regno vegetale. Alcune piante conservano l'inulina come riserva energetica per fronteggiare i periodi, ad esempio, invernali in cui il ritmo vegetativo è inferiore e dove c'è bisogno di una scorta energetica, un po' come succede con l'amido. Circa il 15% delle piante a fiore utilizzano proprio l'inulina come riserva energetica e la stoccano in riserve ipogee, quindi nelle parti sotterranee della pianta, come radici, tuberi o rizomi. La sua assunzione, quindi l'assunzione di inulina con la dieta, produce effetti positivi per la salute di vario tipo che andremo a vedere nel corso delle varie diapositive. Brevemente, aiuta a regolarizzare il tratto intestinale, quindi combatte fenomeni e previene fenomeni di stitichezza, aiuta a migliorare la concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue, l'abbiamo già visto nella presentazione, e ha anche un'azione positiva sulla flora batterica intestinale. Qui nella tabella vediamo ancora i benefici descritti nel dettaglio. Altre caratteristiche tipiche dell'inulina sono l'indice glicemico praticamente equivalente a zero, poiché non viene digerita né assorbita dall'intestino, un potere calorico molto basso, nell'ordine di 1,6 calorie al grammo, la caratteristica classificazione dell'inulina come fibra solubile e qui invece vediamo gli alimenti più ricchi di inulina. Primo fra tutti la radice di cicoria, poi frumento, aglio, cipolla, banana, asparagi e via discorrendo. Dal punto di vista strutturale, l'inulina, o meglio le inuline, sono dei polisaccaridi, quindi sono delle sorte di catena formate dall'unione di più anelli. In questo caso, gli anelli che compongono l'inulina sono molecole di fruttosio. Alla fine di questa catena, quindi tanti anelli di fruttosio concatenati assieme, troviamo una molecola di glucosio. Parliamo in plurale, parliamo di inuline, poiché ne esistono di vari tipi in base alla lunghezza degli anelli, quindi anelli che vanno da 2 a 50 o più unità di fruttosio. Sotto le 10 unità di fruttosio non si parla più di inuline, ma più correttamente di FOS, quindi di frutto oligosaccaridi. Le molecole di fruttosio, unite insieme da legami di tipo beta-2-1 glicosidici, non sono, diciamo, digeribili dall'uomo perché manca degli enzimi necessari per spezzare questi legami chimici. Tuttavia, sono digeribili da parte dei batteri che popolano il nostro intestino crasso, quindi il colon. Questa è la struttura tridimensionale dell'inulina, dove si evidenziano sempre la catena di monomeri di fruttosio all'unità terminale troviamo una molecola di glucosio. Che cos'è l'inulina? Dall'inulina per idrolisi si ottengono i FOS, i fruttooligosaccaridi, li abbiamo già visti, e naturalmente la lunghezza delle unità di fruttosio influenza quelle che sono le proprietà sia salutistiche che tecniche dell'inulina. Ovviamente più è breve la catena e maggiore è la rapidità con cui i batteri intestinali sono in grado di scindere i legami, mentre catene più lunghe e catene più complesse saranno digerite dai batteri con più difficoltà. Il migliore effetto probiotico per l'inulina sembra aversi per catene lunghe da 8 a 13 monomeri, quindi catene abbastanza corti. Il sapore dell'inulina varia in base al grado di polimerizzazione dal blando al dolce.
Ovviamente catene di inulina più brevi avranno un sapore più tendente al dolce, poiché ricordiamo che il fruttosio che la compone ha diciamo un potere dolcificante circa il doppio superiore rispetto a quello del saccarosio. Naturalmente, quindi, maggiore percezione del sapore dolce l'abbiamo già visto. L'inulina nella dieta, abbiamo già visto le fonti alimentari più generose, quindi cicoria, frumento e via discorrendo. Mediamente una dieta apporta da 1 a 4 grammi al giorno, questi sono dati riferiti alla popolazione statunitense nel 1995, mentre per l'Europa il consumo medio stimato è un po' più alto, da 3 a 11 grammi al giorno. Come anticipato, l'inulina è presente solo negli alimenti di origine vegetale, per cui naturalmente le persone che seguono diete vegetariane o vegane avranno un apporto quotidiano di inulina molto più alto, anche superiori ai 20 grammi al giorno. Si è poi visto che delle popolazioni, diciamo, ancestrali, come in questo caso i cacciatori di questo deserto, avevano consumi di inulina molto molto più alti, perché maggiore era il ricorso ad alimenti vegetali e comunque da alimenti integrali, non esistevano i processi di raffinazione industriale delle farine. Inoltre vale la pena ricordare come la maggior parte degli alimenti naturalmente ricchi di inulina, visti in tabella, siano anche alimenti a cui la tradizione popolare attribuisce delle proprietà, non dico curative, ma comunque benefiche e utili per la salute generale dell'intestino. Questo è il destino metabolico dell'inulina, cioè cosa succede quando ingeriamo dell'inulina. A livello della cavità orale non abbiamo nessuna idrolisi, quindi nessuna digestione della catena che la compone, e la fermentazione batterica è trascurabile, poiché i batteri della cavità orale ovviamente non sono paragonabili come concentrazione a quelli che sono presenti nel colon. Stessa cosa nello stomaco, dove non ci sono processi di digestione e nemmeno l'acido cloridrico è in grado di scindere in maniera importante questi legami che la compongono. Stessa cosa nel tenue. Poi dal tratto finale dell'intestino tenue e per tutto il colon inizia la fermentazione dell'inulina da parte soprattutto di alcune specie batteriche, soprattutto da parte delle specie batteriche utili, dette probiotiche. Nessuna escrezione con le feci, ciò significa che l'inulina viene completamente scissa dai batteri presenti nel colon. Nel colon l'inulina viene fermentata da questi batteri che producono acidi grassi liberi a corta catena. Questi acidi grassi liberi a corta catena vengono assorbiti da parte del colon e quindi ciò rende ragione delle 1,6 calorie per grammo fornite dall'inulina. Qualcuno infatti potrebbe chiedersi, se l'inulina non è digeribile, come mai fornisce un certo quantitativo di calorie? La risposta l'abbiamo appena visto e deriva appunto dalla fermentazione a livello del colon, che dà origine a acidi grassi a corta catena molto molto importanti, come vedremo tra poco. Flora batterica intestinale. Nel nostro intestino ospitiamo moltissime specie di batteri, ma anche virus e protozoi, oltre 400 specie. Questi batteri possono essere a grandi linee classificati in batteri utili, in batteri non dannosi e in batteri dannosi o potenzialmente dannosi quando raggiungono concentrazioni significative, quindi quando crescono, si moltiplicano troppo. Tra i batteri utili per organismo troviamo quelli che ci vengono comunemente ricordati nelle pubblicità destinate alla promozione di prodotti probiotici come yogurt o latte fermentati di altro tipo, ovviamente bifidobatteri e lattobacilli. Altri batteri sono innocui, non arrecano danno e alcuni sono potenzialmente patogeni o patogeni, tra questi salmonella, shigella, clostridium, stafilococco, candida, campylobacter, escherichia coli, proctus e klebsiella. Ovviamente tra questi batteri c'è una competizione per i substrati energetici e per i siti di adesione. Significa che i batteri competono tra loro per il nutrimento, che ovviamente è limitato, non è infinito, per cui c'è una competizione per chi, diciamo, un tipo di batterio sottrae ad un altro il nutrimento. Inoltre c'è anche una competizione per i siti di adesione alla parete del colon. Ecco, qui questa diapositiva è molto molto importante, perché ci fa vedere cosa succede
passando da una dieta tra virgolette normale ad una dieta arricchita in inulina, 15 grammi di inulina al giorno, che è una dose comunque importante. Vediamo che nella dieta normale i batteri buoni, i bifidobatteri, erano nell'ordine del 20%. Dopo l'assunzione continuativa di inulina, la percentuale dal 20% è salita al 71%. Quindi abbiamo aumentato in misura significativa la concentrazione intestinale di batteri probiotici utili per la nostra salute. Contemporaneamente si sono ridotte le concentrazioni di altre specie, patogene o potenzialmente patogene, come fusobatteri, clostridi e batterioidi. Nella tabella, in particolare, si vede gli stessi dati, ma riferiti anche per una integrazione di saccarosio e di oligofruttosio, i FOS che abbiamo visti, quindi inuline composte da catene di fruttosio molto molto corte. E vediamo che gli oligofruttosi in generale hanno effetti, diciamo, di tipo prebiotico migliori, leggermente migliori rispetto alle inuline, mentre una dieta ricca di saccarosio aumenta la concentrazione di batteri patogeni o potenzialmente tali, mentre riduce la concentrazione di batteri buoni. Quindi una dieta troppo ricca di zuccheri semplici, ma anche di carboidrati tra virgolette complessi come quelli della pasta o del pane raffinati, possono causare dei quadri di disbiosi, quindi di alterazione di quella che è la flora batterica intestinale. Torno un attimo indietro perché ho scordato di dirvi una cosa, perché ho messo questa impronta digitale, perché la flora batterica intestinale è tipica di ogni individuo, un po' proprio come l'impronta digitale, perché noi concorriamo a selezionarla con l'alimentazione. Se variamo la nostra alimentazione, varia anche la flora batterica intestinale. Possiamo spostarla quindi verso una flora batterica più amica, più salutare, aumentando l'assunzione di fibre in generale e di inuline in particolare, oppure possiamo, causare quadri di disbiosi, quindi alterazione della flora batterica normale e salutare, quando assumiamo diete troppo ricche di zuccheri semplici, quindi di dolci o di alimenti raffinati come troppa pasta o troppo pane. Definizione di prebiotici. Che cos'è un prebiotico? Il prebiotico è una sostanza non digeribile dall'uomo, ma fermentabile da parte della flora batterica presente nel colon, l'abbiamo già vista. Ma fermentabile solo o comunque soprattutto da specie batteriche probiotiche, quindi amiche della salute. Qui abbiamo la definizione, eccetera, eccetera, per concludere abbiamo le caratteristiche più significative per definire prebiotica un tipo di fibra. Quindi abbiamo già detto, deve superare pressoché indenne tutti i tratti, diciamo, digestivi superiori, come abbiamo visto per l'inulina, deve rappresentare un substrato nutritivo fermentabile per la microflora intestinale in modo da stimolare selettivamente la crescita o il metabolismo di una o di alcune specie batteriche, in particolare di quelle amiche. Contemporaneamente dovrà inibire in qualche modo, in modo diretto o in modo indiretto, anche la crescita delle specie patogene. Inoltre, ovviamente, la crescita di questa modificazione della flora batterica deve avere a conti fatti un impatto positivo sulla salute della persona. Se non sono soddisfatte tutte queste caratteristiche, una fibra non si può propriamente definire prebiotica. Oltre all'inulina e ai fruttooligosaccaridi, altri esempi di probiotici sono i galattooligosaccaridi, GOS, i mannano oligosaccaridi, il lattuloseo e l'amido resistente, che si forma quando in seguito al riscaldamento e al successivo raffreddamento di alimenti ricchi di amido. Ad esempio, l'amido resistente lo troviamo in buone quantità nella pasta rafferma, nella pasta e nel pane raffermo. Benefici dei prebiotici li abbiamo già visti, alcuni sono confermati, alcuni sono solo postulati, quindi sono emersi da alcuni studi, ma sono ancora in cerca di conferme univoche. Quindi tra gli effetti confermati abbiamo la modulazione positiva della microflora intestinale con esaltazione del metabolismo e della crescita di batteri amici come lattobacilli e bifidobatteri e riduzione di batteri potenzialmente patogeni, li abbiamo visto prima, clostridi, enterobatteri, salmonella, eccetera. Contemporaneamente, anche questo l'abbiamo visto, si ha un aumento degli acidi grassi a corta catena, acido acetico, propionico e butirico, che vengono prodotti, come abbiamo visto prima, dalla flora batterica metabolizzando questi prebiotici.
Questi acidi grassi a corta catena, oltre ad essere assorbiti e quindi a fornire un apporto calorico, hanno diverse caratteristiche utili. Innanzitutto, pur essendo degli acidi grassi, quindi dei lipidi, non hanno un impatto significativo sui livelli di colesterolo e di trigliceridi, quindi non alterano, non causano quadri di ipercolesterolemia o di ipertrigliceridemia. Inoltre, un'altra caratteristica molto importante è che fungono da substrato energetico per le cellule che formano la parete del colon, chiamate colonociti. Ovviamente fungendo da nutrimento per queste cellule ne promuovono la salute, per cui avremo una parete del colon più in salute, quindi più in grado di assorbire i nutrienti provenienti dalla dieta. Come abbiamo visto all'inizio, abbiamo detto che le fibre prebiotiche migliorano l'assorbimento di alcuni minerali preziosi per la nostra salute, come il magnesio ed il calcio. Un'altra caratteristica molto molto importante di questi acidi grassi a corta catena è la loro azione acidificante sul contenuto del colon. Il fatto che nel colon ci sia un ambiente acido per la presenza di questi nutrienti fa sì che da un lato venga ostacolata la crescita di specie batteriche potenzialmente dannose e dall'altro che vengano impedita la conversione enzimatica di sostanze che hanno un potenziale cancerogeno in altre decisamente cancerogene. Tra gli effetti postulati, ancora da confermare, vi è anche la prevenzione delle infezioni intestinali e del cancro al colon. Diversi studi hanno visto che in effetti c'è un effetto positivo degli acidi grassi a corta catena sulla prevenzione dei tumori al colon. In questa tabella sono riassunti altri benefici sia dei prebiotici ma più in generale delle fibre, quindi abbiamo un aumento della massa fecale che favorisce la regolarità del tratto intestinale prevenendo fenomeni di stitichezza, l'aumento selettivo dei batteri amici della salute, la produzione di short chain fatty acids, SCFA, sono sempre i nostri acidi grassi a corta catena, l'esaltazione dell'assorbimento dei minerali e la sintesi di vitamine del gruppo B. E di vitamina K, aggiungo, poiché i batteri presenti nel colon sono in grado di produrre anche delle vitamine che poi vengono assorbiti dalla mucosa intestinale e vanno poi in circolo, quindi concorrono a coprire i nostri fabbisogni di alcune vitamine. A livello sistemico, abbiamo già visto, tendono a diminuire i livelli di colesterolo, ad abbassare anche i trigliceridi, tendono a stabilizzare la glicemia evitando picchi eccessivi, quindi hanno un effetto stabilizzante sui valori glicemici, riducono la concentrazione di urea, di vitamine e ammoniaca, di vitamine del gruppo B, cioè, anzi aumentano la concentrazione di vitamine del gruppo B, aumentano anche la funzionalità immunitaria e qui possono aumentare anche la glutammina. La glutammina è un amminoacido molto molto importante per le cellule dell'intestino, quindi sia gli acidi grassi a corta catena che la glutammina sono molto importanti per il corretto metabolismo delle cellule intestinali. Ecco perché spesso gli integratori contengono queste due sostanze abbinate, ovviamente integratori destinati a promuovere la salute dell'intestino. Contemporaneamente abbiamo visto gli effetti positivi associati ai prebiotici e ad alcune fibre in generale, mentre ora vediamo cosa succede, gli effetti negativi quando abbiamo dei quadri di disbiosi che spesso, come abbiamo visto, sono collegati a diete povere, povere di fibre. Quindi soggetti che consumano ad esempio molta carne e una dieta povera di fibre sono ad alto rischio di sviluppare tumori al colon retto poiché hanno un numero elevato di Bacteroides e Clostridium ed una bassa carica di batteri lattici ma anche di coliformi, l'abbiamo visto prima nelle modifiche della flora batterica indotte dalla fibra ma anche dal saccarosio che in quel caso erano negative. La prevalenza di questi batteri porta alla conversione di sostanze potenzialmente cancerogene in sostanze decisamente cancerogene. Inoltre, tra gli effetti confermati di una disbiose, potrebbe esserci anche un effetto favorente lo sviluppo del morbo di Crohn, poiché il morbo di Crohn e di altre malattie infiammatorie intestinali si ha una reazione immunitaria esagerata che può essere diretta o comunque scatenata da alcuni batteri presenti nell'intestino. In poche parole, il nostro sistema immunitario si ribella
a questi batteri scatenando una risposta infiammatoria troppo grande, troppo esagerata, che va a causare una serie di problemi a livello intestinale, che sono appunto quelli tipici del morbo di Crohn. Altre condizioni morbose potenzialmente associate a quadri di disbiosi le abbiamo già visti, alcune, quindi abbiamo malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide, il morbo di Graves e il lupus eritematoso sistemico, la sovraccrescita di Candida, un problema molto sentito dalle donne. Ci sono delle evidenze che associano una dieta molto ricca di zuccheri semplici ad una maggiore suscettibilità alle infezioni vulvovaginali da Candida albicans. Infezioni del tratto urinario, l'abbiamo già accennato, sindrome dell'intestino irritabile, malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn, colite ulcerosa, allergie alimentari ed intolleranze, diarrea, quindi più facile avere problemi di natura diarroica, cirrosi del colon, cancro del colon retto, problemi digestivi, problemi di flatulenza e meteorismo e una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari. Potenziali effetti di carboidrati non assorbibili, quindi prebiotici ma anche alcune fibre in generale, ancora qui diciamo, focalizza i concetti già espressi. Anche in questo caso effetti positivi dei prebiotici, quelli attribuibili direttamente ai batteri e quelli mediati dagli acidi grassi a corta catena, anche questi li abbiamo già visti. Quanto inulina assumere? Il dosaggio raccomandato di inulina è di 5-15 grammi al giorno. 5 grammi di inulina in polvere sono praticamente forniti da un cucchiaino bello colmo da tè. È importante notare che alcune persone sono per così dire sensibili all'inulina, quindi quando iniziano un'integrazione specifica di inulina tendono a soffrire di gonfiori addominali causati dall'eccessiva produzione di gas. Quindi problemi di meteorismo o flatulenza. Per prevenirli è molto importante che l'integrazione di inulina avvenga in maniera graduale, quindi non passare subito ai 15 grammi, ma iniziare magari con 2-3 grammi e crescere progressivamente questa dose, fino ad arrivare a quella consigliata dal professionista della nutrizione o dal medico. Un altro effetto collaterale dell'inulina è dato dal fatto che l'inulina in alcuni studi si è visto che non si limita a favorire la crescita solo dei batteri benefici, ma può potenzialmente favorire anche la crescita di alcuni batteri patogeni, come la Klebsiella, si è visto. Quindi, quando una persona, ha problemi di sovraccrescita di questo batterio, che dà origine tipicamente a gastroenteriti, in questo caso sarebbe preferibile seguire una terapia medico, ovviamente, terapia antibiotica ovviamente sotto il consiglio del medico e solo successivamente, quando si è eradicato il patogeno, procedere con l'integrazione di inulina per riequilibrare la flora intestinale. Il problema della sovrapproduzione di gas l'abbiamo visto, c'è poi un altro problema che è legato al malassorbimento del fruttosio. Si stima che fino al 30-40% della popolazione residente nei paesi dell'Europa centrale soffra di questo problema chiamato malassorbimento del fruttosio. Niente di particolarmente grave, semplicemente queste persone quando assumono alimenti molto ricchi di fruttosio o di fruttani come le inuline, producono un'eccessiva quantità di gas intestinali, quindi si hanno problemi di meteorismo e flatulenza molto marcati quando si assumono questi alimenti. In queste persone ovviamente l'inulina è controindicata e il consumo generale di inulina e fruttani dovrebbe essere inferiore ai 0,5 grammi per porzione. L'inulina è anche un ingrediente poliedrico utilizzato in gastronomia, in particolare in pasticceria, poiché può essere considerato una sorta di addensante, un additivo che dona massa al composto, molto importante soprattutto nelle preparazioni light, quindi povere di zucchero per dare comunque la massa, e anche nelle preparazioni povere di grassi, poiché concorre a migliorare la cremosità, ad esempio, del gelato. Quindi la figura vengono elencati alcuni diversi tipi di applicazioni. Si parla di una dolcezza di circa 10 volte inferiore rispetto a quella del saccarosio e di un potere calorico di circa un quarto inferiore. Anche qui c'è un invito comunque a non esagerare con i dosaggi di inulina, proprio
poiché ovviamente si potrebbero creare all'utilizzatore finale del prodotto dei problemi di meteorismo e flatulenza. Noi, ad esempio, con Alice, le ricette di Alice, abbiamo preparato una pasta proteica ideale anche per diabetici e tra gli ingredienti caratteristici abbiamo messo proprio l'inulina oltre alla lecitina di soia e naturalmente alle proteine del latte. Nonostante si tratti di una pasta dietetica, il sapore è molto molto buono. Con questo ho concluso, ci rivediamo qui su My Personal Trainer TV per la prossima video lezione.